Tanti auguri per la festa di San Giuseppe a tutti i papà, a tutte le persone, i Giuseppe e Giuseppina che portano il nome di un santo che oggi, in questa mattina, vogliamo continuare a scoprire. Non prima però di ricordarci esattamente un anno fa che cosa era accaduto nella storia della Chiesa, quando Papa Francesco proprio oggi con una solenne celebrazione eucaristica celebrava così la messa d'inizio del suo pontificato. Nei Vangeli San Giuseppe appare come un uomo forte, coraggioso, lavorante, ma nel suo animo emerge una grande tenerezza, che non è la virtù del debole, anzi al contrario, denota fortezza d'animo e capacità di attenzione, di compassione, di vera apertura all'altro, capacità di amore. Non dobbiamo avere timore della bontà, della tenerezza. Oggi insieme con la festa di San Giuseppe celebriamo l'inizio del ministero del nuovo Vescovo di Roma, successore di Pietro, che comporta anche un potere. Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio e che anche il Papa, per esercitare il potere, deve entrare sempre più in quel servizio che ha il suo vertice luminoso sulla croce. Deve guardare al servizio umile, concreto, ricco di fede di San Giuseppe e come lui aprire le braccia per custodire tutto il popolo di Dio e accogliere con affetto e tenerezza la intera umanità, specie i più poveri, i più debili, i più piccoli. E torniamo un anno dopo su queste parole, sulla figura davvero di questa colonna di santità, un santo da riscoprire, con padre Tullio Locatelli. Grazie per essere con noi. Buongiorno. Consigliere generale della congregazione di San Giuseppe, la famiglia dei Giuseppini del Murialdo, insomma una delle congregazioni che si ispirano davvero a quest'uomo che è stato marito di Maria, padre custode di Gesù e uomo del silenzio. Cominciamo davvero dalle origini, perché Gesù era conosciuto tra la sua gente come il figlio di Giuseppe di Nazareth e si è voluto presentare proprio come figlio di Giuseppe crescendo nella sua famiglia. Un grande onore per un uomo e un santo. Buongiorno, intanto è stata una coincidenza che certamente per i devoti di San Giuseppe è stata una cosa eccezionale. Un Papa, Papa Francesco, che inizia il suo ministero di Vescovo di Roma e di Pontefice della Chiesa nel giorno di San Giuseppe. Che poi ricordiamo, San Giuseppe da Pio IX è stato anche proclamato patrono della Chiesa Universale. Sì, questo nel 1870. Patrono della Chiesa, lo ha ricordato anche il Papa Francesco, quando, chiamando San Giuseppe custode, lo ha un po', diciamo così, declinato. Custode della Santa Famiglia, custode della Chiesa, e per dire a noi di custodire noi stessi, custodire gli altri, in modo particolare i poveri, quelli che fanno fatica a custodirsi e ad essere custoditi, custodire il creato. Quindi Papa Francesco, prendendo spunto da Giuseppe, custode di Gesù, Redentoris Custos, Giovanni Paolo II, gli ha dedicato una esortazione apostolica nel 1989, declinando appunto questo termine custode, lo ha applicato a quelle varie dimensioni della vita di ogni uomo e ciascuno è chiamato ad essere custode. In questo senso Giuseppe è attuale. Sì, più che mai. È attuale per la famiglia, è attuale per la Chiesa, è attuale per il creato, anche sotto questa, voglio dire, visione, no? Della ecologia, nella quale noi ciascuno si sente impegnato a custodire la casa che è il mondo comune. Vorrei però dire che alla base di questo c'è un elemento fondamentale della vita di San Giuseppe: è colui che ascolta. È colui che ascolta
e nell'ascolto capisce e crede a questa parola e quindi poi realizza. Si dice che San Giuseppe è il santo del silenzio. Colui che custodisce la parola non parla. Colui che custodisce la parola per eccellenza, che è Gesù, non dice una parola perché forse parlano i fatti, no? Dopo aver ascoltato l'angelo, prende in casa sua Maria, realizza quella paternità legale che l'angelo gli ha chiesto, ponendo il nome di Gesù al bambino che nasce e diventando l'educatore di Gesù. Il più bel elogio di San Giuseppe io lo trovo in quelle parole di Luca, l'evangelista, quando scrive che Gesù cresceva in età e grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. Questo elogio per il figlio diventa un elogio enorme per Giuseppe, certo anche per Maria. Che uomo era Giuseppe? Noi sappiamo della sua vita, della sua forza e tenerezza dai Vangeli. Chi era Giuseppe? È interessante che il Vangelo non ci dà molte notizie su San Giuseppe, dal che si può dedurre che era un uomo del tutto normale, dentro la propria vita, con un sogno, è fidanzato con una ragazza di nome Maria, con un desiderio di essere uno sposo, di essere un padre. E in questo momento si fa presente nella sua vita Dio e la sua domanda diventa: che cosa Dio vuole da me? Quando io leggo nel Vangelo di Matteo quello che si chiama la vocazione di Giuseppe, metto sempre in risalto un elemento, che l'angelo non gli chiede di rinunciare a Maria, non gli chiede di non essere padre, ma gli chiede di mettere il suo essere sposo e padre a servizio di un progetto grandioso, che sono gli inizi della redenzione. Quindi vorrei dire che nella vocazione di Giuseppe il suo desiderio umano, il suo bisogno umano, il suo sogno umano non viene messo da parte, ma viene realizzato in un contesto, certo, che né Maria né Giuseppe potevano immaginare, ma grazie a loro sì, l'essere papà, mamma, sposo e sposa si è proprio realizzato in questo contesto degli inizi della redenzione. Padre Tullio, anche nello stemma del pontificato di Papa Francesco, la presenza di San Giuseppe attraverso uno dei suoi simboli è visibile a tutti. Noi vogliamo tornare proprio su questo stemma, farvelo vedere e spiegarlo anche. Sì. Nello stemma di Francesco è raffigurato il fiore di nardo, che va raffigurato bene però, perché altrimenti sembra un grappolo d'uva. Il fiore di nardo nella araldica ispanica, cioè nella presentazione di cultura spagnola dei vari simboli, indica proprio San Giuseppe. Nella cultura nostra europea occidentale, San Giuseppe in genere è indicato dal giglio, che ricorda la castità di San Giuseppe. Il fatto però che il nardo che rappresenta San Giuseppe secondo la cultura ispanica sia nello stemma del Papa indica la devozione di questo Papa per San Giuseppe. Sì, da quando era arcivescovo, si dice che nella sua arcidiocesi a Buenos Aires in ogni piano vi fosse una statua di Giuseppe. Di San Giuseppe. Perché questa idea del custode è molto presente, si pensi anche ai santi dell'Ottocento, San Leonardo Murialdo, San Giuseppe Cotolengo, San Giovanni Bosco e altri santi hanno avuto sempre un legame particolare con San Giuseppe. Tra l'altro, la fioritura di congregazioni dedicate a San Giuseppe nella seconda metà dell'Ottocento è anche legata al fatto che appunto Pio IX, come si ricordava prima, proclamò San Giuseppe patrono della Chiesa Universale. E quindi questo fu una spinta, vorrei dire, ad intitolare le nuove congregazioni, le congregazioni nascenti proprio a San Giuseppe. Così come la vostra, Padre Tullio, la congregazione di San Giuseppe, Giuseppini del Murialdo, io le chiederei, ecco, in che cosa trovate ispirazione come carisma? E poi le chiederei anche a lei personalmente,
da uomo, che esempio è per la sua vita, per la scelta che ha fatto di ispirarsi ad una figura così grande eppure così semplice? Lo dico come valore. Dunque, la nostra congregazione è nata proprio un 19 marzo 1873. Nulla è per caso. E la scelta di San Giuseppe come patrono della congregazione è legata al fatto che la nostra congregazione nasce in un collegio chiamato Artigianelli, che educava i ragazzi ad una cultura di base fin verso i 12 anni e poi educava i ragazzi ad una professionalità, ad un lavoro, ad un mestiere. C'erano 14 laboratori diversi, della tipografia, la sartoria, la meccanica, eccetera, e quindi è sembrato del tutto ovvio, scontato, che il patrono fosse San Giuseppe, e quindi c'era un po' questo legame, no? Come San Giuseppe ha lavorato e nel lavoro ha espresso il suo servizio a Gesù e Maria nella famiglia di Nazareth, così anche noi educhiamo questi ragazzi, questi giovani, anche oggi. Lo facciamo nell'ENGIM, nei centri di formazione professionale, li educhiamo ad un lavoro, a farsi protagonisti della propria esistenza grazie ad un lavoro. Giuseppe, lo incontriamo a Nazareth, un paese della Galilea, è un giovane che appartiene alla nobile tribù di Giuda, discendente dalla famiglia del re Davide, ma un uomo che la sua vita la vede incentrata sul lavoro, lavoro manuale come quello del falegname. Ecco, un uomo giusto. Perché? E perché oggi ispira anche il mondo del lavoro, ricordiamolo. Sì, ci sono due aspetti forse da mettere in risalto. Innanzitutto questa definizione di Giuseppe come uomo giusto. Di fronte a ciò che sta succedendo a Maria, è chiaro che Giuseppe si interroga e si chiede che cosa sta succedendo e quale potrebbe essere il suo comportamento. La giustizia in quel momento poteva avere un riferimento nella legge del Deuteronomio, ma in questo momento, alla luce della parola che gli viene annunciata, ma possiamo dire anche alla luce dell'amore che lui portava verso Maria, la giustizia di cui si fa portatore Giuseppe non è quella legata alla legge, ma a quella che direbbe proprio il Vangelo di Matteo. L'uomo giusto è colui che fa la volontà di Dio. E quindi lui fa fino in fondo e accetta, dopo aver ascoltato, di fare la volontà di Dio e prende in casa la moglie, la sua sposa. L'altro elemento è questa normalità della vita della famiglia di Nazareth, che vive del proprio lavoro. La parola con cui si indica San Giuseppe nel suo lavoro, falegname, fabbro, probabilmente non è un lavoro così specifico e così, come diciamo noi, diviso rispetto ad altri lavori, no? È un lavoro che probabilmente risponde ai bisogni della casa, ai bisogni del lavoro in campagna, ai bisogni della pastorizia. Ma quello che è importante è che questo lavoro di Giuseppe è un modo attraverso il quale egli non solo mantiene la Santa Famiglia, ma probabilmente è attraverso anche questo lavoro che educa Gesù. Dicevamo prima degli artigianelli. Educare oggi i giovani ad un lavoro è, come si diceva un tempo, come se loro oggi fossero i Gesù da educare al lavoro, i nuovi artigianelli. E in questo troviamo anche un elemento fondamentale della vita di Giuseppe, no? Questa famiglia che custodisce un mistero enorme, no? Perché Giuseppe ha anche il compito di custodire e di velare il mistero dell'incarnazione, ma che esternamente è una famiglia del tutto normale che vive del proprio lavoro. Vive del lavoro del papà, vive del lavoro, potremmo dire, del padrone di casa. Poi non so se San Giuseppe, a San Giuseppe piacerebbe questa parola. Non penso. Lei ha scritto, ha raccolto questo bel lavoro, che è frutto insomma di una riflessione importante e recente su San Giuseppe, e che ha un titolo secondo me molto molto emblematico: L'attualità del nostro santo. Ecco, perché oggi San Giuseppe può e anzi è un santo attuale per la vita di tante persone? Sì, direi che è attuale per chi vuole riflettere sulla famiglia
in termini cristiani, in termini evangelici, ed è attuale se pensiamo a Giuseppe, educatore di Gesù. Quindi ci sono questi due elementi che lo rendono vicino al nostro tempo. Prima di tutto attuale all'interno della famiglia di Nazaret, che cresce custodendo questo mistero e realizzando ciò che il padre ha affidato loro, il dono più grande, il figlio, e lo fa educando, facendo crescere. È bello qui vedere che il verbo custodire non vuol dire nascondere, non è un verbo da museo, ma è un custodire per far crescere. È un custodire grazie al quale Maria e Giuseppe insieme sono a servizio di Gesù, che crescendo si prepara poi ad esprimere pubblicamente la sua missione. E oggi sappiamo i problemi che possono attraversare una famiglia, sappiamo le difficoltà dell'essere oggi educatori. Allora San Giuseppe ci direbbe due consigli, un po' come la signora dava i consigli per fare i dolci. Il primo è di ascoltare. Ascoltare, ecco, ascoltare certo le voci dell'uomo, ascoltare certamente le voci della cultura, ma anche ascoltare questa parola di Dio che ha qualche cosa da dirci. E il secondo, dopo aver ascoltato, mettere in pratica. Interessante come San Giuseppe ascolta, dice di sì ed è conseguente al sì che dice. Quindi è veramente un educatore che è, nel suo esempio, nel suo modo di vita, una proposta. Ecco, Giovanni XXIII, un altro uomo presto santo, gli affidò proprio il Concilio Vaticano II a San Giuseppe. Parliamo di una storia dunque di ieri e di oggi, di un coraggio. Ma io le chiedo anche questo: da chi viene invocato oggi San Giuseppe e in quali momenti della propria vita? San Giuseppe è invocato in diversi momenti della nostra esistenza, però ce n'è uno in modo particolare attorno al quale sono nate anche delle associazioni, delle pie unioni. San Giuseppe invocato per la buona morte. Ecco, è un aspetto pensiero però dolcissimo questo, sì, vero? Sì, è un pensiero un po' difficile nella nostra cultura, sì. E nello stesso tempo l'immagine che l'iconografia ci ha trasmesso è di un Giuseppe che muore tra le braccia di Gesù e di Maria. La pia morte. Quindi l'idea era di suggerire al credente che non si è mai soli, non si è mai abbandonati, anzi c'è qualcuno che in qualche modo ti accompagna e ti apre la porta. Quindi non è un'idea pessimista, buia, un po' tristarella direbbero qui a Roma, ma è un'idea di serenità, di amore e di pace. Sì. Ti accompagno, l'idea è questa qui, dell'essere accompagnato. La pia unione del transito, si diceva una volta, no? La parola transito forse non ci piace, e diciamo che in quel momento Giuseppe ci ricorda che nessuno è solo. C'è qualcuno che accanto a te ti accompagna in questo passaggio, certo, che è molto importante e fondamentale. Padre Tullio, per fare la scelta che lei ha compiuto nella sua vita, una scelta di vocazione, di fede, di dedizione, ecco, che cosa l'ha colpita, folgorata anche di questo santo? Devo dire che io San Giuseppe l'ho conosciuto prima attraverso la famiglia religiosa alla quale appartengo, cioè la congregazione di San Giuseppe, che è una congregazione di educatori. Dall'esempio visto da queste persone, sacerdoti e religiosi, al personaggio che loro cercavano di imitare, cercavano di testimoniare. E ci sono forse due elementi. Il primo è la presenza. Giuseppe è l'uomo presente. C'è quando nasce Gesù, anche prima, c'è quando Gesù è in difficoltà, bisogna salvarlo, quando bisogna andare in Egitto, tornare in Egitto. E stando a ciò che la tradizione ci ha trasmesso, 30 anni insieme. Quindi è una presenza, e uno ha testimoniato, ha visto testimoniare una presenza che educa, una presenza che custodisce per educare, che custodisce per far crescere. L'altro elemento che poi uno, studiando, leggendo, eccetera, e conoscendolo attraverso i brani del Vangelo, in modo particolare di Luca e di Matteo, sono due elementi che mi colpiscono. San Giuseppe è colui che in qualche modo
realizza già dalle parole che dirà Gesù. Gesù dirà: non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio. E Giuseppe è colui che fa la volontà del Padre. Oppure un'altra frase, Gesù che si rivolge ai discepoli dice: non sono venuto ad essere servito, ma a servire. E Giuseppe cosa ha fatto in tutta la sua vita, se non mettendo completamente se stesso a servizio? E poi certo, al centro poi c'è sempre Gesù, perché il servizio che Giuseppe esprime, la sua stessa vita, il suo vivere da sposo e da padre, è semplicemente finalizzato alla persona di Gesù. Possiamo dire che Giuseppe ci insegna come amare, come avvicinarci a Gesù? Sì, racconto un piccolo fatterello che un sacerdote dell'Ottocento, Don Eugenio Reffo, quando faceva, come si usava allora, l'indicazione delle devozioni da avere, metteva al primo posto San Giuseppe, poi il Sacro Cuore, poi la Vergine Immacolata. E qualcuno gli fece osservare che questa gerarchia devozionale forse non era molto accettata, molto vista bene. E lui disse: beh, in un certo senso è vero, però il vero devoto è devoto di San Giuseppe per imparare da lui ad amare Gesù e Maria. Quindi aveva un senso questa gerarchia devozionale. Allora, secondo, è ovviamente tradizione, ma nella chiesa di Notre Dame di Parigi ci sarebbero gli anelli di fidanzamento, il suo e quello di Maria, a Perugia per esempio ci sarebbe addirittura il suo anello nuziale, e poi ancora ad Aquisgrana si espongono le fasce o i calzari che avrebbero avvolto le sue gambe, e ancora a Firenze, che dichiarano di essere, pensate, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, in possesso del suo bastone. Sono tutti segni comunque di una grande devozione. Ma grande abbastanza? Cioè, un santo forse da riscoprire? Sì, intanto questi segni indicano il bisogno della gente di avere qualcosa di concreto. Sì. Perché le parole poi non tutti magari ascoltano, non tutti leggono o studiano, mentre l'oggetto che posso vedere, che posso toccare, è sempre importante. Dall'altra parte, certo, chi è appartenente ad una congregazione che si ispira a San Giuseppe e tante altre congregazioni come quella a cui appartengo io, è chiaro che vorrebbero vedere San Giuseppe un po' più ricordato, citato. Per questo da parte nostra c'è un grazie grande a Papa Francesco e a tutti coloro che hanno preparato la decisione di nominare San Giuseppe nel canone, sì, che c'era prima nel primo canone romano, poi fu tolta, diciamo. Decisione adesso è recentissima. Stato... Sì. E la frase, no? Con San Giuseppe suo sposo, detto durante il canone, la celebrazione eucaristica, credo che abbia un valore particolare. Molto molto importante, prezioso e vicino, come certo, abbiamo detto, alla Chiesa e a Papa Francesco. Allora, manca davvero pochissimo per l'inizio dell'udienza generale di oggi in Piazza San Pietro, dove già vi abbiamo portato prima, migliaia di fedeli sono già accorsi da diverse parti d'Italia, ma possiamo dire del mondo, per l'abbraccio con Papa Francesco. Quindi davvero pochi istanti e torneremo insieme a portarvi e ad ascoltare le parole del Papa. Allora, io ringrazio tantissimo davvero Padre Tullio. Grazie, perché ci ha aiutato molto Padre Tullio Locatelli in questo percorso di conoscenza e di riscoperta di San Giuseppe. Grazie davvero di cuore.